su alcune prestazioni specifiche le liste d'attesa erano ben oltre quelle, insomma, i tempi d'attesa che normalmente si possono mettere in preventivo. Ma cerchiamo di farci spiegare bene di cosa si tratta proprio da Raffaella Sensoli, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie. Tema della salute caro a tutti e giustamente anche caro a chi si occupa di politiche, quindi anche di una comunità che va tutelata. E Raffaella, lei più volte è intervenuta su questo tema e anche, insomma, in una regione che possiamo dirlo rispetto ad altre, probabilmente, insomma, dei dati anche molto più qualificanti rispetto alla sanità, però cercando anche di capire quali sono invece le falle, diciamo, del sistema. Sì, esatto. Praticamente, per riassumere, la Regione Emilia-Romagna monitorava 42 prestazioni per quanto riguarda le liste d'attesa e, devo dire, insomma, guarda caso, queste 42 prestazioni rientravano tutte nei termini di legge, eravamo sempre i più bravi al top nel rispettare appunto i tempi per quanto riguarda le liste d'attesa. Peccato che a noi arrivavano segnalazioni continuamente invece di tempi biblici su alcune prestazioni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto semplicemente un'interrogazione per chiedere quale fosse lo stato dell'arte. Ieri è venuto assessorato, oltre a capire qual è la situazione, c'era anche quella di allargare il range delle prestazioni monitorate per quanto riguarda le liste d'attesa. Devo dire che sono contenta perché ieri l'assessorato ha detto che in previsione hanno proprio l'allargamento del range del monitoraggio. Diciamo che intanto un risultato l'abbiamo ottenuto. Speriamo che ovviamente questo serva a fare un po' meno spot elettorali dicendo guardate come siamo bravi, ma a fare quello che veramente dovrebbero fare le statistiche e i rilevamenti, cioè vedere dove ci sono eventuali problemi per poi poterci mettere mano. Raffaella, quali erano state le segnalazioni che più di altre, insomma, avevano fatto accendere la lampadina per dire sentiamo, cerchiamo di capire e anche di avere delle risposte? Ma allora, me ne sono arrivate diverse, ne ricordo un paio, ad esempio per una densiometria ossea più di 16 mesi, oppure ad esempio una visita geriatrica, una signora di 82 anni le avevano dato 319 giorni di attesa, quindi insomma capite un po' la situazione in cui si trovano i cittadini che si sentono rispondere in questa maniera. Oltretutto in passato c'erano state segnalate anche diciamo così, dei non malfunzionamenti, però insomma dei casi in cui il CUP rispondeva le liste sono chiuse, richiamate fra 15 giorni. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che quella telefonata non viene presa in carico nelle statistiche. Quando poi si ritelefona dopo 15 giorni a liste aperte, la prenotazione rientra nelle statistiche. Capite che quello è un sistema che ha una falla, nel senso che io dovrei rilevare anche la prima telefonata dove mi viene risposto siamo troppo in là con i tempi, richiamami più avanti. E quindi, insomma, speriamo che anche grazie alla nostra sollecitazione poi anche quegli ambiti dove ancora siamo indietro vengano recuperati. Diciamo che è una situazione, quella della sanità, che come Movimento 5 Stelle tenete molto, diciamo, sott'occhio, con l'obiettivo puntato. Tra l'altro, se non sbaglio, qualche tempo fa anche una proposta, sempre dal Movimento 5 Stelle, di un'app legata ai pronto soccorso. Mi aveva molto incuriosito la cosa. Sì, diciamo che la nostra era una proposta ovviamente da elaborare in maniera tecnica più approfondita, però visto che si parla sempre dei pronto soccorso intasati, del fatto che molto spesso ci siano anche casi più lievi, che quindi hanno poi tempi di attesa all'interno dei pronto soccorso molto elevati. È naturale che le urgenze e le emergenze, che dovrebbero essere il compito primario se non esclusivo dei pronto soccorso, vanno gestite sempre tramite il 118 e tutto quello che comporta la rete dell'emergenza urgenza, ma nel momento in cui io ho bisogno comunque, ad esempio nei weekend dove c'è un'assistenza territoriale un po' più limitata, di andare al pronto soccorso, magari accedo a un'app, vedo dove c'è un po' meno fila, dove so che comunque possono assistermi per la mia problematica, magari mi reco direttamente dove so che posso ottenere un servizio un po' più celere. Ma questo, devo dire la verità, in parte
nel sentore comune avviene già, a me più di una volta è capitato sentirmi dire ma vado a Riccione perché faccio prima, per esatto, è sempre intasata, quindi e ti prendono, mettiamo... e lo fanno in effetti, e lo ci può stare e quindi insomma diciamo che mettiamo solo in chiave tecnologica quello che facciamo già probabilmente per sentito dire. Sì, soprattutto quando magari appunto non è un'urgenza delle urgenze ma un piccolo problema che però ha bisogno appunto eventualmente di un approfondimento, quindi esatto. Assolutamente. Ecco Raffaella, lei che appunto ha questa sensibilità anche proprio per la sua azione politica sui temi della sanità, diceva alcuni casi limite che effettivamente fanno riflettere perché insomma 319 giorni sono pressoché un anno e quindi è chiaro che uno quando si gli viene detto insomma, una visita tra quasi un anno è chiaro che una domanda ce la si fa, ma oltre a questi casi limite ci sono invece situazioni che invece lei ha potuto apprezzare in senso positivo, comunque guardando anche i dati del nostro sistema sanitario regionale le fanno dire che effettivamente una regione dove insomma qui non si parla solo di una situazione politica dove comunque la sanità è positiva, cioè ci sono dati che invece legge in questo senso? Ma guardi, io quello che posso fare è sicuramente ringraziare tutto il personale che lavora all'interno della nostra sanità, personale medico ed infermieristico, visto anche insomma le polemiche di questi giorni che riguardano proprio il discorso del 118 e di quello che è successo, certo, sì, esatto, all'assessore e alle delibere che sono state fatte dall'assessorato. Sicuramente tutto il personale, ripeto, sia medico che infermieristico, ha grandi meriti all'interno della nostra sanità, quindi molto spesso se le cose funzionano è soprattutto merito di chi lavora all'interno delle strutture, più che della politica o degli uffici che poi vanno a cercare di regolamentare il sistema. Quindi innanzitutto il ringraziamento va a loro. È ovvio che le categorie devono lavorare ognuna per le proprie competenze e responsabilità, perché questo va a tutela ovviamente di tutte le professioni, non devono essere demandati compiti a professionisti che non hanno nelle loro responsabilità quelle determinate mansioni, ma va cercato il coordinamento, l'integrazione e la collaborazione, cosa che purtroppo non è successa perché a volte si sono creati scontri tra le categorie. Invece noi auspichiamo ovviamente che le categorie, come già avviene nella maggior parte dei casi, collaborino ognuno per i propri compiti, perché solo così, con il gioco di squadra, poi possiamo continuare a far sì che la nostra sanità resti una delle migliori d'Italia. Purtroppo negli ultimi anni siamo tornati un pochino indietro rispetto a qualche anno fa, però sicuramente insomma dobbiamo fermarci, non arretrare, ma ricominciare ad andare avanti. Sicuramente ampliando il range delle prestazioni da monitorare, almeno si hanno dei dati oggettivi, perché da lì non si esatto. scappa, e quindi eventualmente laddove ci sia bisogno di migliorare, insomma, si può fare, anche perché ci sono dei dati che vanno e lì credo che sia fondamentale poi intervenire. Che dire Raffaella, esatto. Grazie di questo intervento, buon lavoro, grazie, buona giornata, insomma grazie, sui altrettanto. Temi della salute sempre attenti anche da parte nostra. Buona giornata. Benissimo. Ancora, grazie. Arrivederci.